Venezia, vedete, ho il sorriso stampato sulle labbra. ArcelorMittal, i criminali di ArcelorMittal vanno via, così hanno annunciato. Hanno dichiarato di voler procedere con la risoluzione del contratto perché le condizioni sono impossibili a loro modo di dire e di vedere ai fini della produzione, perché ovviamente ora senza lo scudo penale stanno male, perché per loro ottemperare, rispettare le prescrizioni per AFO2 imposte dalla magistratura entro il 13 dicembre per loro è una cosa impossibile, come secondo loro, come anche impossibile rispettare questa data per gli altri scienziati super pagati, appunto i commissari di Ilva. E ancora ArcelorMittal a questo punto dichiara di andar via, si lava le mani e vuole svolgere il ruolo di vittima. Altro che vittima, voi siete dei carnefici, voi avete ucciso all'interno dello stabilimento e al di fuori, ve ne dovete andare, dovete sparire da Taranto, voi come i Riva, gli Archinà e chi vi ha preceduto e l'Italsider e quant'altro. E non vogliamo più nessuna cordata che acquisti lo stabilimento. Lo stabilimento deve rimanere chiuso per sempre, deve essere bonificato e chiudere questa tristissima parentesi. Non vogliamo nuove cordate, Arvedi e compagni, non vogliamo la statalizzazione, vogliamo vivere senza l'acciaio, vogliamo vivere in pace. Avete visto quello che sta succedendo, è davvero incredibile. E ora vedrete i vari sindacati, mi riferisco alla FIM, FIOM e WILM, che inizieranno a piangere e diranno: vedete, queste condizioni hanno fatto andar via ArcelorMittal, e ora come faremo? Bisognerà vedere se quella di ArcelorMittal è magari una scenetta, perché poi la classe politica, come dire, scenda a più miti consigli e incominci a elargire di nuovo immunità e quant'altro. Bisognava capirlo che questi erano venuti qui a colonizzare il territorio, ad acquistare fette di mercato, lo si sapeva. E gli operai, i dipendenti devono capire che a Taranto bisogna costruire un nuovo futuro, un futuro diverso, senza la siderurgia, perché se loro si preoccupano come si fa se ArcelorMittal va via, nel frattempo ArcelorMittal davvero va via o andrà via come sembra, e loro rimangono col sedere per terra. Invece bisogna costruire da ora l'alternativa. In ogni caso, per favore, signori della FIM, FIOM e WILM e politici di varia natura e varia estrazione, per cortesia non incominciate a piangere per questa che voi definite una sciagura. È una gioia la morte di ArcelorMittal. La morte della siderurgia a Taranto vuol dire la vita nostra e dei nostri figli. Oggi è un giorno di festa. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.